Sono correnti di pensiero, ma io credo che i migliori cattivi si possano conoscere un pochino più a fondo. Benvenuti su WatchMojo Italia per una top 10 di cattivi dei film che potrebbero avere grandi film sulle origini. Ma prima di incominciare, signore e signori, se non volete vedere le mie di origini da super cattivo impazzito, attivate la campanellina degli avvisi e iscrivetevi al canale. Al posto di infiniti seguiti di saghe anche ormai mezze morenti, certi cattivoni si meriterebbero un bel film tutto su di loro, che potrebbe essere anche figo. Un ottimo cattivone, tanto per incominciare, sarebbe Pinhead della saga di Hellraiser. Perché parlando di saghe morte e sepolte, ecco, Hellraiser non è che sia andato molto bene ultimamente. No, what you did, that was f***ing evil, man. Sì, è stato orribile semmai produrre il 7, l'8 e il 9 film usciti direttamente in DVD per farvi capire la qualità, con effetti che un corto girato da un bimbo di 2 anni sarebbe Avatar in confronto. E sono film che sinceramente uccidono la buona anima di un cattivo come Pinhead, che le anime invece vorrebbe dilaniarle in bei film. Incredibile che il sindacato dei cenobiti non sia intervenuto. Io vorrei un film sulle origini ampliando quell'unica scena di Hellraiser 2 che lo faccia risorgere come cattivo. Alla numero 9, Sauron, di... Vabbè, c'è anche bisogno di dirvelo di cosa. È vero, parte della super figaggine di Sauron è data dal fatto che c'è ma non c'è. Ecco, in quel caso c'era e direi che si notava abbastanza, ma il suo influsso è per la maggior parte del tempo subdolamente mentale e nell'animo. Ma dico io, considerando che Il Signore degli Anelli che Amazon ha messo in produzione non sarà per fortuna un seguito o un remake, se no avevo già la doppietta in mano, ma una serie sui racconti della creazione del mondo di Arda, non sarebbe un bel momento per vedere anche la nascita del Maiar, conosciuto come Sauron? Io direi di sì. Alla numero 8, il mitico capitano Davy Jones dei Pirati dei Caraibi. Il vecchio Davy, per la verità, è apparso solo in 2 film, ma diciamoci la verità, sono i 2 film che contano assieme all'1 perché gli altri su. E Bill Nye è immenso nell'impersonarlo. Do you feel dead? Mr. Barba di Polipozzo, un po' troppo affezionato alle anime del suo equipaggio, è un personaggio malefico, ma allo stesso tempo struggente e drammatico, con un passato purtroppo appena accennato nel 3 perché sennò si consumava tempo utile per far sparare cannoni da un lato all'altro di un maelstrom, ma quella scena in cui Calypso richiama alla memoria il suo passato è proprio bella. Sarebbe figo vedere come Mr. Jones sia disceso negli abissi anche umani. Alla numero 7, Pennywise di It del 1990 e del 2017 uguale. Up here, sharp stuff. Qualcuno potrebbe dire, beh, basta che hai letto il libro e la sai, la storia delle origini. È vero, leggere è importante e mi piacciono anche i mattoni, ma It sono 1.200.000.000.000 di pagine, dubito che in molti tra noi l'abbiano finito. Perciò perché non fare felice anche il pubblico che lo vuole vedere soltanto al cinema? Molto probabilmente nel seguito, come dicevo ieri, si toccheranno le origini di tale male cosmico in mondo, ma sarà toccata e fuga. Ci scommetto, quindi per una volta concederei di approfittare e farci tutto un film sopra. Ma cazzo, sarebbe delirante. Ma volete mettere un trip con una tartaruga cosmica? Ma che... Alla numero 6, Ra's al Ghul di Batman Begins. Non sono un gran fan del primo Batman di Nolan, ma se c'era una cosa super figa era Liam Neeson, perché ogni volta che c'è lui è tutto più super figo, e in particolare il suo mistico personaggione. Always mind your surroundings. Ma è proprio il classico tipo di personaggio che vedrai bene in vari generi di narrazione, e il fatto che, beh, nella storia originale viva per secoli col pozzo di Lazzaro aiuterebbe a incastrarlo un pochino dove cavolo gli pare alla produzione. Quanto lo vorrei in un film. Glieli diamo noi i soldi? Dai, facciamo una colletta. Anzi, una Ra's al Ghulletta. We are back to finish the job. This time no misguided idealists will get in the way. Alla numero 5, Megatron della saga di Transformers. Altro giorno ho visto il trailer di Bumblebee. Ho detto no. Poi ho pensato, ma potrà essere peggio di Transformers? In effetti la risposta è sempre no. Quantomeno non è diretto da Michael Bay. Se non fosse neanche prodotto da Michael Bay, lo andrei addirittura a vedere. Ma il Michelozzo continua a produrre e girare. Cioè girare, muovere a cazzo di cane la cinepresa per infiniti seguiti della stessa storia che ormai ci ha rotto le palle. Dateci un prequel allora, fateci vedere com'è scoppiata la faccenda tra Autobot e Decepticon. Megatron protagonista, magari salviamo qualcosa. Sì, ciao. Alla numero 4, Freddy Krueger, della saga di Nightmare. Incredibile, 800 film in cui Freddy picchia anche Jason, ma niente prequel origini. Quasi non ci si crede, ma arriverà, signori, arriverà. La storia un pochino già la sappiamo, la dicono ogni 3 secondi nei film. Era un killer di bimbi e, massacrato dai genitori di tali bimbi, diventa quello che è. Ecco, al posto di fare cafonate direttamente in DVD all'ora in cui fa il coglione manco fosse un comico Freddy, perché non buttarlo in un film su prima che Freddy nascesse? Sarebbe per me un ottimo thrillerazzo dai Tony Dark. Ci starebbe da morire. So you're the one everyone's afraid of?
Alla numero 3, Thanosone del Marvel Cinematic Universe. La storia l'ha rimaneggiata un pochino come gli pareva nei film e vediamo un pochino in Avengers Endgame, ma se conoscete i fumetti sapete che c'è molto da dire, molto. Ci starebbe bene un film sulle origini anche con Loki, personalmente, ma per la verità sta così tanto sullo schermo che... For now. Thanos invece, che è scritto bene, forte nelle motivazioni, si vede veramente poco, cavolo, usatelo! E ne ha fatte di cotte di crude prima del guanto per non raccontarle, Marvel! Ma poi, a gente come voi, a cui piacciono i soldi da morire, i soldi facili, cioè, se ne sarebbero appalate! Tutta la storia del Thanos giovane su Titano sarebbe fichissima su schermo. Alla numero 2, l'Imperatore, in Star Wars. Un film d'origini su Palpatine, come dice Anakin, ne avremmo certamente voglia. Don't you wonder why they won't make you a Jedi Master? Dei cattivi di Star Wars da prendere in considerazione ce ne sarebbero appalate, tipo Darth Maul, ma Palpatine ha una backstory assurda, ragazzi. Se bazzicate un pochino nella lore di Star Wars lo saprete. Nell'uno lo vediamo prima che acquisti i poteri di Imperatore e formi il nuovo Impero Galattico per una società più salda e più sicura, ma sappiamo già che, scusate, è il cattivone dietro a tutto. Sarebbe bello vedere come invece sia stato affascinato quando era apprendista dal lato oscuro. Alla numero 1, Lord Voldemort della saga di Harry Potter. Tornare un po' più nell'universo ufficiale con cui il 99% di noi sono cresciuti non sarebbe male, per piacere, anche perché Voldy è un cattivo che più cattivo non si può, ma che fascina. Come l'ha fatto Ralph Fiennes, i suoi evidi chinebra risuonano ancora dentro di noi. And you shall be dead. La sua storia non è mostrata per nulla, in pratica ed è fichissima. Quanto sarebbe bello un film sulla creazione degli Horcrux, ma... Noi lo chiediamo e Hollywood, da signore misericordioso, ci favorisce. Harry Potter, we meet again. Allora, vi è piaciuta questa lista cinematografica e direi discretamente citazionista? A sto giro ce ne ho messe veramente parecchie. Mi raccomando, allora guardate anche queste altre top 10, anche sui film in uscita nell'anno prossimo, e iscrivetevi a WatchMojo Italia.